Ciao ragazzi, io sono Red, come potete vedere ho tirato fuori il mio bellissimo cappellino Mechanics che trovate linkato in descrizione nel caso vi interessi ed è indice che ci stiamo veramente avvicinando alla fine dell'anno, all'inverno, al Natale, alla challenge di Pandori e tante altre cose. Oggi però non siamo qui per parlare di cibo, ma siamo qui per parlare di questa fenomenale pistola, l'M9A3 Full Black Full Metal, veramente molto molto bella. Tra l'altro ovviamente quando parliamo di berette ci sono un sacco di meme da fare, ci sono un sacco di cose da dire, quindi bando alle ciance, sigla che poi partiamo. Sono quasi 2 anni che non parliamo di berette, infatti l'ultima recensione che avevamo fatto era quando era ancora con il vecchio negozio e avevo portato questa pistola qui solo che era TAN e non era full metal come questa, che è la controparte appunto TAN della pistola che vi ho fatto vedere all'inizio del video. Molto molto bella, ve la faccio vedere da vicino perché dopo ci concentreremo su quella completamente nera. Vi parlerò brevemente dell'esterno e delle caratteristiche che ha questa pistola, adesso ve la avvicino così potete assaggiarne la unicità. Come siamo stati abituati da Umarex, troviamo una pistola veramente ben curata. Soprattutto il peso è veramente simile, non a quella vera in questo caso, in quanto essendo questa full metal pesa molto di più rispetto alla Beretta originale, che ha molti più inserti, se così li vogliamo definire, in polimero rinforzato. Infatti in quella vera troviamo proprio tutta questa parte qui inferiore, quindi il fusto sostanzialmente, il castello inferiore, che non si dice, della pistola in polimero rinforzato. Mentre questa è veramente full metal, infatti pesa abbastanza, devo dire che è una pistola bella pesante, però gli dà un tocco di realismo, per quanto in realtà non sia proprio realistica, appunto molto più accentuato. Ovviamente, visto che è prodotta da Umarex, troviamo tutti i loghini sul corpo della pistola. Come potete vedere c'è la scritta anche patented, che vuol dire che i loghi sono su licenza sostanzialmente. Adoro che abbiano incluso il fatto che il calibro è 9 mm e non 6 mm come fanno molte volte, per dare alla pistola veramente un tocco di realismo e mantenere la sospensione dell'incredulità. Varie avvertenze che vi dicono di leggervi il dannatissimo manuale prima di utilizzarla. Dai, prendi il fuoco. Dall'altra parte troviamo il loghino PB, ovvero del bel Pietrone Beretta, inventore e tutto il resto della Beretta. Beretta USA Corp, ACCK AMD, non ho idea di cosa voglia dire. Numero di serie e purtroppo calibro 6 mm. Messo lì, preferisco quando lo inseriscono normalmente sotto il rail della pistola, perché poi si può andare a coprire, ma in questo caso è stato messo lì. Non è un gran problema, vi dirò. E ovviamente il logo più importante, ovvero quello Beretta originale, ufficiale, messo sulle guancette da entrambi le parti, che devo dire essere uno dei loghi più belli che ci siano all'interno delle armi in maniera completamente generale. A noi piacciono tutte le armi, le belle, le brutte, le grasse, le tonde, le rosse, le more. Parliamo di ergonomia e di come hanno posizionato tutti i tasti sul corpo della pistola. Tasti, leve, levette, tastetti. E prima di tutto l'impugnatura, ottima a mio parere, soprattutto sulla M9A3 penso che sia una delle impugnature di Beretta meglio realizzate, meglio costruite e meglio fatte dal punto di vista di ergonomia, perché è molto meno panciuta rispetto alla 1, che trovo essere veramente obesa quasi come pistola, e vi si chiude in mano molto bene, riuscite a accogliere e abbracciare completamente la pistola e non avete quel problema di non trovarvi quando la prendete in mano, per così dire. Grip delle guancette ottimo, devo dire che è il solito grip delle guancette da Beretta, niente di più, niente di meno, vi si blocca in mano abbastanza bene e ci sta. Sono abbastanza contento, per quanto continui a preferire Glock. Altro pregio di questa pistola è che rispetto alla versione mezza metallo, mezza polimero, il grip delle guancette, quindi la plastica di cui è fatta la guancetta, è molto migliore, meno plasticoso e ripeto, sembra molto più vera da questo punto di vista, cioè meno patocco. Non so come spiegarlo, la qualità della plastica è migliore. Avvicinandoci ulteriormente troviamo ovviamente la sicura, che è sempre ambidestra, rosso pericolo, rosso coperto, non pericolo. Ricordate che se inserite la sicura non potete neanche andare a muovere il carrello, perché questo è bloccato, quindi se è insicura non cercate di tirare il carrello come degli ossessi. Togliendo la sicura possiamo andare anche ad armare il cane, che ovviamente ha doppia azione, quindi potete caricarlo manualmente o andando a premere il grilletto. Tacche di mira ottime, veramente, se c'è una cosa che non si può sicuramente dire a Beretta è che le tacche di mira sono fatte male, vi permettono di andare in... mettimi a fuoco. Ah no, da macrop. Vi permettono di andare in puntamento in maniera semplice e l'acquisizione del bersaglio è veramente molto facilitata, soprattutto dal fatto che ci sono i pallini bianchi, come vi ho fatto vedere, e essendo leggermente rialzate
entrate in puntamento senza nessun problema. Queste pistole sono ovviamente interamente funzionanti a CO2, quindi trovate un bellissimo caricatore a CO2 per l'appunto. Tra l'altro è completamente nascosto il fatto che ci sia la bombola dentro, perché non si intravede in nessun modo, e avete semplicemente il brugolone lì sotto che andate a svitare per cacciarci dentro la bombola. Caricatori ottimi, perché la qualità dei caricatori di Umarex su queste barrette sono veramente fenomenali. Dovete solo starci un pochino attenti e far sì che quando andate a chiudere la bombola dentro questa vada e venga chiusa il più velocemente possibile. Per il resto sono fantastici, sul serio. Pregio ulteriore di questa pistola è che rispetto alla controparte mezza polimero mezzo metallo è molto ben bilanciata e non ha nessun tipo di gioco. Allarghiamo un po' questa inquadratura, nel senso che quando andate a muoverla, io ho il microfono qui quindi sentireste dei rumori, non fa nessun tipo di rumore. Nessuno. Tutto è ben bilanciata. Quando entrate in puntamento non avete quel brutto vizio che aveva l'altra di tendere a pendere un pochino più sul davanti. Questa è veramente ottima. L'unica cosa che forse è un pochino più pesante sul retro, ma avendo la maggior parte del corpo che la tiene da quella parte lì, è una cosa che sentite veramente poco. Ho uno spoiler da farvi, che metterò in questo punto del video. Il buon Red ha comprato una Beretta. Calmatevi, per favore. È un M9A3 ed è la versione sbagliata. Ho preso quella polimero e full metal, sempre di Umarex, e adesso la proverò un po' in campo e vi dirò come mi troverò. Mi sono finalmente convertito, perché queste pistole qua sono perfette per giocare d'inverno. Essendo e sparando a CO2 vi permettono di avere prestazioni quasi assicurate anche quando c'è veramente tanto freddo, ed è il top per quanto mi riguarda, perché mi serviva una pistola invernale e dovendo scegliere ho optato per una Beretta Umarex. Questo secondo me la dice già lunga. Andando avanti analizzando la pistola, vi faccio una parentesi molto piccola sul colore, perché è black, ma è un black un pochino più opaco, quindi non è quel black finto da arma palesemente verniciata di nero e basta. Se dovessi indicarvela, visto che comunque con un minimo di color correction i colori sono leggermente sfalsati, è un nero cenere, cioè non è un nero troppo opaco, non è lucido, ma è un bel nero slavato, se così possiamo dire, tendente al cenere, e mi piace veramente tanto. Tendenzialmente anche nelle foto, se siete interessati a questo genere di cose, questo tipo di nero risalta molto di più e stacca un pochino da gli altri colori, quindi l'arma in mano vi risalta meglio. Gustoso. Richiama come colore quella vera, che è in Cerakot, tutta un'altra storia, però comunque non riflette la luce, quindi è abbastanza fedele all'originale. Diffidate dai copioni. Troviamo uno spegnifiamma da 14 che può essere andato a rimuovere e rivela la filettatura qui sotto. È tutto nero, non abbiamo quel bel arancione orrendo. Vi viene fornita in confezione ovviamente l'altra versione, in modo tale che sia rispettosa delle norme vigenti, e però è molto molto realistica, infatti è veramente stupenda. Questo modello secondo me si è superato. Parliamo un attimo degli interni. Qui casca l'asino, qui c'è un po' la nota dolente, per quanto nota dolente non sia del tutto, ovvero l'op-up è uguale ai vecchi modelli, non è proprio un bene, nel senso che ci sono pop migliori, poteva essere migliorato in modo tale da performare leggermente meglio, ma ci si è dovuti accontentare. Quindi poteva essere una roba incredibile, è una cosa incredibile che non è arrivata al suo massimo potenziale. Potete comunque andarla a modificare aftermarket, potete cambiare solo il gommino in realtà, però comunque qualcosina ci si può fare. Come accesso allo pop, sapete che il mio pallino fisso è: quanto è comodo andare a modificare lo pop su queste pistole? La risposta è no. Nel senso che è semplice da smontare sicuramente, perché vi basta andare a premere questo tastino qui, dall'altra parte andate a... tanto togliete il caricatore, sarebbe una buona cosa. Premuto il tastino dietro andate a girare questa cosa qui, vi si va a sbloccare il carrello, ho detto vi si va... E una volta che avete diviso la pistola in questa maniera, qui, letteralmente in questa posizione qui, trovate una ghiera messa perpendicolare. Se mi mettessi a fuoco sarei più contento, ma no. Se la comodità più assoluta la continua a detenere la Glock 17 Gen 5... sempre di Umarex, non capisco perché qui ci sia ancora un sistema così obsoleto, però dobbiamo farcene una ragione, dobbiamo smettere di lamentarci, lo pop è una roba che rompe i coglioni a tutti. Per andarla a richiudere vi basta riandare a mettere il carrello qui, tirate indietro e girate quella levettina qui. La pistola poi è bloccata e siete a posto. Più o meno era tutto quello che vi devo dire. Prima di darvi le conclusioni finali vi faccio dire due paroline da War, che è un utilizzatore assiduo di queste pistole, nel senso che ha sparato praticamente solo con delle Beretta, ha provato tutti i vari modelli e sicuramente può dare un'opinione più accurata della mia. Quindi vi lascio al War Rage. Ciao ragazzi, benvenuti a questo War Rage. Allora, questo è un rage difficile perché mi tocca nel profondo. Questa qua è la M9A3 nera e
questa qui è anche la pistola, non quella full metal, che ho usato negli ultimi 4 anni come pistola principale. Allora, intanto sono un fan di Beretta, quindi non mi dite ma perché l'hai usata quando ci sono le Glock che spara meglio? Cioè nel senso, io ingaggio con la pistola a 25-20 metri massimo, a 25-20 metri massimo è perfetta. I suoi problemi sono delle semplici e piccole cadute di stile. Cioè, sono stato possessore di quella metà e metà e ora ho comprato quella nera full metal, l'ho già usata in partita, ho già visto come performa e i suoi problemi rimangono più o meno gli stessi. Mi aspettavo un aggiornamento stile Glock dalla vecchia versione alla nuova, perché comunque dico, hai rifatto totalmente la pistola, fai anche un aggiornamento a livello meccanico. No, l'hanno fatto, hanno cambiato il colore, hanno cambiato due loghi e hanno cambiato i materiali, basta. Comunque, sono le piccole cazzate degli amanti del realismo che vengono toccate. Ad esempio, questa stina qua, che non si vedrà mai nella vita, metti a fuoco la stina, metti a fuoco quella... Questa qui sopra doveva essere di un colore diverso del corpo della pistola. Vabbè, stessa cosa l'hanno fatta anche in quella TAN, eh. Poi, la pistola pesa un chilo abbondante, cioè un chilo e qualche grammo. Voglio dire, quella in plastica, cioè quella un po' più economica, pesa 800 e passa. Questa pesa un chilo e passa. Quella vera è in mezzo, dico, no, ma però fatelo uguale a quella vera, visto che ci siete. No, un po' più su. Vabbè, comunque il feedback è spettacolare. Il vero problema è nelle prestazioni, nell'op-up in particolare, perché l'op-up è di vecchia concezione, come ormai non siamo più abituati le pistole appena uscite da casa VFC Umarex. Siamo sempre stati abituati adesso ad avere un sistema più comodo e più performante. Questo rimane un po' indietro, che poi l'ho regolato una volta e va bene, anche se andrebbe azzerato, ma in queste condizioni è impossibile azzerarlo. Però è un peccato vedere una pistola uscita da pochissimo, perché questa qua di vita ha da catalogo qualche mese, realmente presente in Italia qualche giorno. È davvero un peccato vederla così legata alle vecchie concezioni della Umarex. Potevano fare di meglio. Nonostante ciò è e rimane, e questo non mi sposta a nessuno perché le ho provate tutte le pistole, le ho stressate in campo, rimane la Beretta che ha più senso in assoluto acquistare, punto. Perché bello il feedback, belli i loghi, bella la linea se vi piace, totalmente customizzabile esternamente, totalmente, intendo che si può mettere, ci sarà un po' di motivo se è chiusa, totalmente personalizzabile fuori, cioè torcia, laser senza problemi, silenziatore già predisposta, mirino e red dot si può montare. È un peccato per gli interni, ma comunque non troverete un'altra Beretta che stia così bene in mano, perché hanno capito l'errore che hanno fatto negli ultimi 50 anni con la versione M9 classica, e che sia così solida, pulita, precisa e fa bene tutto quello che fa senza esagerare. War comunque ce l'ha, War ci ha messo sulla torcia, quindi è contento. War gode. Alla prossima recensione. Benvenuti alle conclusioni finali con il buon Red. Con questo cappellino sembra uno spacciatore? Fatemelo sapere nei commenti. Bandando le ciance, cianciando le bande, cosa penso di questa pistola? Penso che sia molto valida, ma che cada sui dettagli. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che per quanto sia una pistola veramente ottima, perché Umarex ci ha sempre abituato a dei prodotti ottimi, cade in delle piccole sciocchezze. I colori, per esempio, che non sempre sono azzeccati, la regolazione dello pop, determinate stupidaggini poste sulla pistola che non è che la rendono inutilizzabile, non è che ne vanno a minare così tanto l'utilizzo, ma la rendono semplicemente meno curata di altri prodotti. E visto che questa qui la produce proprio Umarex, non la palta tra virgolette a VFC, ci aspettavamo che con questi ultimi modelli mettesse a posto un po' i problemini che c'erano stati con il passato, come aveva fatto poi con la G17 Gen 5, che lì veramente si nota un vero salto generazionale. Qui invece sì, sono state messe a posto delle cose, sì è molto più comoda, sì non ci sono assolutamente giochi, ma ci sono un paio di quelle cazzatine di cui vi ha parlato War nel War Rage. Detto ciò, rimane una pistola validissima, la sto utilizzando come mia pistola invernale personale, per quanto la mia sia il modello un pochino più vecchio. Se volete discuterne nei commenti, siamo lì pronti a dirvi cosa ne pensiamo e ribadirvelo. Vi ricordo inoltre di dare un'occhiata in descrizione, perché non solo trovate i link di acquisto sia per questa che nella versione TAN, ovviamente. Vi ricordo inoltre che questo è il weekend del Black Friday, quindi trovate una serie di sconti incredibili da Monopoly Software Shop. Basta controllare i link in descrizione, trovando i link sia delle pistole ovviamente che in generale del Monopoly Soft Air. Sconti incredibili, grande festa per un grande hashtag. Bene, quindi io vi ringrazio per essere stati qui con noi, vi ricordo di controllare anche i nostri Instagram perché pubblichiamo un numero di contenuto, stavo perdendo la voce. Qui da Red è effettivamente tutto, veniteci a seguire su Instagram, fatelo adesso, vi aspetto qui, vi do 30 secondi, finché non mi seguite su Instagram non chiudo il video.
Lo siete voluti voi. Io vi saluto, vi ringrazio e stay hungry. Cambiamo il motto in...